Stampa dalla Mix Zone del Roma Aumenti con Daniel Ciofani, l'autore del gol. Daniel, gol a Cittadella, gol qui a Vicenza, ormai in trasferta ci hai preso gusto. Sì, infatti prima di venire qua ho detto ma segno solo in trasferta, dai, speriamo di tornare a esultare sotto la Nord e già da martedì. Comunque sia, è importante per un attaccante fare gol, perché puoi fare belle prestazioni, ma quando poi il gol arriva è tutta un'altra cosa. A nostro avviso pareggio giusto, però un po' di rammarico, perché se Frosinone avesse giocato con la stessa grinta, lo stesso mordente degli ultimi 20 minuti, forse saremmo qui a parlare di un altro risultato o un'altra tua visione? Beh, sicuramente negli ultimi 20 minuti li abbiamo messi sotto, perché per forza di cose un pochettino erano anche stanchi. Però la Serie B, io ho visto pure il primo tempo delle partite di ieri, i primi tempi sono sempre combattuti, a meno che un episodio non lo porti dalla tua, e quindi cambiano gli equilibri della partita. Il primo tempo è brutto, quasi sempre combattuto, perché non mi sembra proprio che ci siano state occasioni da gol né da una parte né dall'altra il primo tempo. Non è che il primo tempo abbiamo subito 50 occasioni, quindi ci sta, bisogna stare tranquilli, essere consapevoli, poi sapere cosa fare nei momenti della partita. E noi, fortunatamente, nonostante eravamo andati in svantaggio, abbiamo saputo cosa fare nel momento più importante e abbiamo rischiato anche di vincerla, perché qualche occasione l'abbiamo avuta, però diciamo che il pareggio ci sta. Ma sinceramente reputo una buona prestazione quella della squadra, che comunque siamo andati in svantaggio, siamo stati bravi a rimettere la partita in sesto, ecco. Poi negli ultimi minuti potevamo vincere, ma comunque secondo me è un punto guadagnato che ci dà continuità con i due risultati precedenti positivi. Stessa analisi fatta con Daniel Ciofani: forse se avessimo giocato con lo stesso mordente degli ultimi minuti, l'ultima mezz'ora, forse saremmo qui a parlare di un altro risultato, oppure pensi che nel complesso la gara sia andata bene così? Secondo me nel complesso abbiamo fatto una buona gara, comunque affrontavamo una squadra difficile in un campo difficile, questo ci dà morale, ci deve dare la forza di andare avanti, perché ci attendono due partite in casa molto complicate dove dobbiamo riuscire a fare più punti possibili. Francesco, impossibile da prendere quel tiro di Cucino. Diciamo, me lo sono trovato uno contro uno, per me io dico sempre che si può migliorare in tutto, quindi anche da magari il gol sul rigore a toccandomi allo sbaglio posso sempre migliorare, quindi niente, lavoro per questo, per raggiungere un livello più alto possibile. Risultato giusto o no?
giusto? No, perché gli abbiamo concesso un unico cross in tutta la partita e loro sono stati bravi a sfruttare nel momento che noi siamo calati fisicamente al 65esimo, tre giocatori contemporanei, o facevo tre sostituzioni dietro fila, ma è l'anticalcio, o dovevo riuscire a sopperire a questo. Però penso che oggi il Vicenza abbia disputato una grande partita sul piano anche del gioco. Se il gol che abbiamo fatto noi l'avessero fatto in Serie A ci sarebbero copertine per mesi, mesi, mesi. Noi invece oggi sicuramente non ne parlerà nessuno. Però nei miei album dei ricordi questo è un gol provato in allenamento con una qualità estrema. Cioè attacco alla profondità, qualità e quindi rimane. Abbiamo avuto il pallino per il gioco per tutta la partita. Quando concedi un piccolo errore a giocatori che hanno calcato la Serie A ti possono punire, però la squadra sta crescendo molto, oggi il pubblico ha apprezzato, e il nostro portiere non ha fatto neanche una parata, quindi dobbiamo continuare. Tre settimane fa eravamo un po' più problemi, piano piano mettiamo un mattoncino, il punto contro una squadra che punterà per andare a vincere il campionato, noi ce lo prendiamo con un pizzico di amare in bocca, però siamo convinti che questa squadra ha dei valori, principalmente umani. E se no non sarei venuto, perché molti li conosco, in più anche di qualità di gioco e di volere soffrire quando c'è da soffrire. In gol un difensore. Vuol dire che c'è la partecipazione di tutti, questa è la cosa più bella che possa avvenire per un allenatore. A me mi danno del difensivista continuo e dire che i miei non c'è gioco, non c'è qua. Oggi mi sembra che la mia squadra abbia disputato un buon livello. La difficoltà è che sapevo che c'era un calo al 70esimo, un po' prima, non pensavo tre giocatori contemporaneamente così. Vita mi ha chiesto il cambio, dopo 10 minuti ho detto non ti tolgo e quindi vai avanti. Poi è successo Bellomo perché viene da un grosso infortunio, lo stesso Rizzo, e lì abbiamo perso un po' di campo perché prima poi la grande pressione che abbiamo messo non avevamo fatto neanche un cross e quindi c'ho un rammarico perché in quel cross lì se eravamo un po' più attenti nella lettura, non dell'ultimo azione dell'individuale Adesio e Cioffani, un'altra lettura che poi più avanti vi svelerò qual è.